Gabetti 1-1 prima. No, ribatti, devi battere solo una volta. Seconda battuta. Dottor Gabetti, la domanda più banale è come entrò nell'orbita dell'Aureo Vitti? Mi chiedo, non ho capito la domanda. Quando è entrato dentro l'orbita Ah! dell'Aureo Vitti, come fu chiamato? Fu chiamato in un modo molto singolare. All'epoca, parlo della primavera del 58, io mi trovavo da 12 anni alla banca commerciale, alla quale ero entrato nel, immagino, 5 luglio del 46, e mi laureai lavorando e passai questi 12 anni di formazione, che allora era fatta veramente sul lavoro e niente più, cioè con laurea a pieni voti mi misero all'ufficio dei libretti, della contabilità dei libretti di risparmio, dove passai un anno e poi a forza di scalpitare, di spingere, passai ad altri incarichi di quel genere, finché accade un episodio strano. Allora lavoravo anche la domenica, ma era consuetudine di lavorare il sabato, quindi la domenica era eccezionale, ma non così estrema. E il direttore, che non mi conosceva, passò negli uffici, vide che cosa stavo combinando e non fece commenti, mi chiese qualche chiarimento. Poi dopo qualche giorno ero nel suo ufficio quando, in presenza del vice direttore competente per quel settore di attività, e rivolse a lui delle domande alle quali non sapeva rispondere e capì che l'avevo fatto io quel lavoro. E quindi mi nominò sul campo procuratore, allora era un grandissimo salto. E da allora io devo dire ho avuto dalla banca commerciale ogni attenzione, faticosamente pagata ma sempre corrisposta. Ed ero nel 58 il più giovane vice direttore in Italia della banca commerciale, vice direttore di sede. E fu chiamato allo sportello dal dottor Pero. Il dottor Pero era l'amministratore delegato dell'Olivetti, un uomo di piccola statura, molto vivace, che non mi conosceva se non per sentito dire, credo che sua moglie giocasse a bridge con mia madre, quelle cose. E voleva avere della valuta per andare in Francia. Era una domanda un po' strana da parte di uno che non aveva che da schiacciare un campanello e farselo portare dalla sua segreteria, oppure se passava proprio allo sportello di servirsi lì. Ma comunque chiese di me, io fui molto onorato di questo incontro, perché poi non bisognava mai perdere le occasioni di incontrare le persone importanti. L'Olivetti per noi era un cliente importante da coltivare. Alla fine di questa piccola operazione mi chiese se avessi mai visitato l'Olivetti. La risposta era di no, che però l'avrei fatto con molto piacere, perché sapevo quanto avanzato era, diciamo, lo stato dell'insieme, degli stabilimenti, delle produzioni, dei modelli. E lui mi organizzò questa visita, che durò diverse ore, e non ero allora, ne sono diventato poi un esperto di organizzazione industriale, però era troppo evidente la differenza che c'era tra quello che vedevo lì e quello che avevo visto nella maggioranza degli altri stabilimenti, in termini di razionalità di strutture, chiarezza di rapporti, attenzione alla qualità. E il tutto in un clima di affabilità per me sconosciuta. Quindi ne riportai un'impressione molto positiva. Alla fine della visita mi fu detto che il presidente mi avrebbe voluto salutare. Il presidente era il mitico Adriano Olivetti, che nessun agente di banca aveva mai incontrato, se non certo il nostro direttore di sede. Era a diretta conoscenza con Raffaele Matioli, allora direttore
credo, sì, tra amministratore delegato e presidente, che divenne proprio in quei giorni. Comunque fu portato al cospetto dell'ingegnere Olivetti e mi colpì immensamente proprio il suo sguardo, che è lo stesso che si riconosce nelle fotografie che sono circolate di lui. Ecco, entrava dietro, hai questa icona così, con un mezzo sorriso e con uno sguardo fisso su di te. Cioè, capisci che la sua attenzione era lì. Allora mi chiese l'impressione, gliele diedi, di lì passò sul tema dell'organizzazione industriale, poi dell'organizzazione in senso generale, e citando sullo sfondo i più grandi economisti, da Adam Smith, poi Keynes, naturalmente. E così misurava anche dalle mie risposte un po' quella che poteva essere la mia conoscenza di quelle cose. Capì che Schumpeter gli piaceva molto il concetto di creatività distruttiva, che lui riassumeva in termini così abbastanza convincenti. Ma trovavo strano il contenuto del colloquio. Comunque mi hanno detto che era un uomo molto originale, questo mi stupiva un po' meno. Di lì il discorso proseguì su temi più personali, suoi, nel dirmi che lui parlava così a ruota libera di tutto, perché la sua mente era presa da troppi interessi. In questa occasione disse: non le parlo di religione perché sarebbe troppo lontano dai nostri, rapporti, però certo le parliamo ancora un po' di economia. E poi dice: mi parli di sé. Io ho detto brevemente la mia. Dopodiché mi pose una domanda che mi sorprese, in qualche modo mi indispettì, ma perché avevo allora 33-34 anni. Io ero un giovane educato, ma con una qualche, non dico impertinenza, ma insomma una qualche individualità. E mi disse: ma mi parli delle sue qualità? Ho detto: per me è difficile parlare delle mie qualità, non ci sono abituato. Non le metto bene, non riesco a contestualizzarle, anche perché non capivo bene il nesso di questo discorso. E allora, proprio con quello spirito così un po' vivace, pensai di dargli una risposta che lo avrebbe indispettito. Sai, ti capita di voler, specie quando sei giovane, di indispettire quell'altro. A tu vuoi sapere, adesso ti servo io. E gli ho detto: la diplomazia. La reazione fu identica a quella che mi aspettavo. La diplomazia, l'arte della menzogna, non dico presidente, scusi, dico, ma quella è la definizione. Mi lasci dire, è l'opinione che della diplomazia si fanno i fessi. Questo lo in che senso? No, dico, quella è la diplomazia dei fessi, voglio dire, la diplomazia è, secondo me, al contrario, se interpretata correttamente, l'arte di coltivare la verità, ma di saperla esporre in un modo che sia chiaro, convincente e, se possibile, condiviso dall'interlocutore. Ma interdetto. E se mi parli allora dei suoi difetti, non di questi proprio non parlo, perché pare che siano molto lontani dalla sede di questo colloquio, per quanto io sia onorato di essere. Comunque lui si era messo in testa di voler sapere di più. Ci fu una breve pausa, durante la quale cambiò argomento, non mi ricordo bene quale, ma poi tornò e mi presentò un foglietto che aveva estratto dal suo cassetto,
attraverso il tavolo, perché lui era seduto da una parte del tavolo e dall'altra. Un foglietto e mi chiese: la pregherei di metterci la sua firma. E io ho detto: Presidente, nel mestiere che faccio io non si mette una firma se non si è letto un testo. Scusi, io non volevo, non volevo assolutamente disporla, no? Sa che la realtà è che io mi interesso di grafologia. Vabbè, se è così, l'ho fatto la mia firma, lui l'ha ritirata, se l'è messa su. E nel corso del colloquio che è seguito, che è durato ancora per un po', sovente apriva il cassetto e guardava. Seppi poi che questa era una consuetudine sua nei confronti di coloro che era interessato ad assumere in qualche modo, e che erano poi destinati a un monaco che stava in un suo quale convento in Toscana. Non ho mai rintracciato neanche negli anni successivi, avrei forse potuto farlo, ma a Seppi, dal capo del personale, questo 2 o 3 anni dopo, il capo del personale era Nicola Tuffarelli, un uomo di grande valore intellettuale in quella funzione, che poi per ragioni diverse dalle mie, indipendentemente dalla mia opinione, negli anni successivi passò alla Fiat e non fu un trapianto, diciamo, molto felice neanche per lui. Comunque Tuffarelli mi aveva detto che sì, l'aveva letto ed era una cosa molto curiosa. E così il colloquio andò avanti e ritornò sui suoi temi preferiti e mi parlò di un'altra sua grande, diciamo, credenza, che è l'importanza dell'immagine. Ora, per me, fino ad allora, l'unica immagine che conoscevo era quella della Madonna, non era diffuso il culto dell'immagine aziendale. E mi disse come fosse importante che ogni azienda avesse una sua fisionomia, quindi era un linguaggio che mi era più accessibile, e questa fisionomia si estrinsecasse poi in una immagine che dava di sé, cioè un modo di trasmettere verso l'esterno l'essenza di quello che si voleva essere, perseguire, che cosa si sapeva fare, con un linguaggio più forbito del mio, perché era bravo a dire queste cose. Io lo ascoltai con molto interesse e mi diede in quell'occasione una definizione dell'immagine che mi ribadì alcune volte, quando fumo in America, dirò tra pochi minuti, perché si inseriva in una sua visione della missione industriale che a suo avviso trovava in America già dei riconoscimenti che da noi erano ancora, direi, da esplorare. E allora mi disse: bene, l'immagine deve essere schietta, deve essere sincera, deve essere la proiezione all'esterno di quello che è l'animus aziendale. Ma se questa rappresentazione è falsa, dovrebbe risultare evidente. E quindi la cura è che nel trasmettere questa immagine, la cura poi attraverso, diciamo, gli uffici competenti, gli uffici stampa, gli uffici di marketing, questa immagine sia riprodotta in termini fedeli, credibili, onesti, quindi trasparenti. Su queste battute ci lasciamo, io ringraziai, quello che era durato quasi un'ora. Era ormai tardi, tornai a Torino e così con ricordo gradevole. Non ne parlai in banca perché non avevo trovato, avrei dovuto trovare il tempo per fare un rapportino, perché allora tutte le volte che si incontrava un cliente bisogna fare un rapportino scritto. E dovevo decidere come riassumerlo questo in termini poi bancari, perché non si era parlato di linee di credito, non si era parlato di... Quindi,
E era l'unico pensiero che avevo in mente a quel proposito. Se non che una decina di giorni dopo, un paio di settimane, non ricordo, direi 10 giorni, mi trovavo nell'ufficio del direttore, quel direttore al quale dovevo tutto il mio, la mia carriera lì, perché era quello che mi aveva scovato, che mi aveva appoggiato. Come si chiamava? Si chiamava Pietro Morosini. Era della famiglia Morosini, di una delle famiglie Morosini di Venezia. Era un omino tarchiato, molto diretto, e da lui ho imparato molte cose. E suona il telefono, centralino, non passa, lui si alza di scatto. Dice, sì, signor Presidente. No, signor Presidente. Parlava di Presidente, da noi era Raffaele Mattioli. Ma davvero, ma mi scusi, ma scusi, poi è qua da me. La ringrazio, scusi, attacca te. E mi dice, ma cosa hai combinato? Ma cosa mai combinato? In che senso? Mi ha detto che Olivetti gli ha detto che vai da lui. Ecco, questo è uno degli aspetti della personalità di Adriano Olivetti, forse non dei più commendevoli, però sta a dimostrare che non era soltanto astrazione, era anche realtà. E se in realtà voleva perseguire un fine che riteneva giusto, perché non pensava che mi avrebbe danneggiato, non aveva esitato a farlo. L'indiscrezione non era stata una sua preoccupazione. Mentre lo fu per il mio direttore, il quale mi disse, tu hai mancato gravemente, tu hai avuto un'offerta, dovevi dircelo, tu hai fatto male a tenertela in tasca. Sì, dico, ce l'ho qua in tasca. Ma non voglio neanche vederla, mi hai fatto male, non dovevi fare così. Guarda, diciamo cosa succederà. Succederà che Mattioli ti farà far carriera, perché dopo questo si è accorto che tu hai dei valori e tu sai, io li avrei portati in luce lo stesso, non c'era bisogno che tu facessi. Non ho fatto nulla, dico, no, ma non era necessario ricorrere a questi sistemi, la carriera si fa in un modo disciplinato. Si dirà di te che sei rimasto perché hai in qualche modo negoziato la tua posizione, cioè minacciando di andarti. E questo, capisci, è un'onta. Ecco, parlo di tempi lontani, ma in quell'epoca vigevano quei principi lì. Chi avesse fatto carriera in modo così un po' da saltimbanco veniva marcato. E certo non avrei mai voluto quello, e gli dissi, direttore, la ringrazio, lei mi ha aiutato a decidere, qui ci sono le mie dimissioni, non posso fare altro. Mi dimisi, lui le mandò a Milano, e arrivò a Milano dopo qualche giorno una telefonata dalla segreteria di Mattioli dicendo che io mi recassi da loro la settimana successiva. E così andai a trovare Raffaele Mattioli, che non avevo mai visto, se non in effigie. Era un uomo non di grande statura, ma forte di corpo, un abruzzese dal viso molto energico, con delle sopracciglia immense, sotto le quali c'è anche lui due occhi molto, dei fari. Io mi ricordo, entrai in ufficio, lui era in piedi, si voltò, mi guardò e mi disse, e tu sei? Io sono il Gambetti. Ah, tu sei Gambetti. Ma che... Diceva molte parole. Ma che... No? Mi hai combinato? Mi dico, Presidente, non... Ma chi... ma niente, dico, le cose sono andate in un modo che ho ricevuto una offerta, stavo considerando se accettarlo o meno, e a un certo punto ho preferito fare questa scelta. Ah, bene, bene, bravo. Ma sai, Adriano ci sa fare, ci sa fare. Ah, ma qui adesso bisogna che veda quei che
dovrebbero occuparsi del personale, ma non si accorgono di niente qui. Ma dimmi un po', ma sinceramente, ma perché vai da Adriano? Perché? Allora, con quella disinvoltura che si ha più facilmente, forse quando si è molto giovane, risposi, ma presidente, l'ingegner Olivetti io l'ho visto una volta sola e mi ha mandato una proposta molto importante e mi ha dato udienza, da me non richiesta. Io sono qui da 12 anni e non ho mai avuto l'onore di conoscerla, devo pensare che io sia più utile a Olivetti che a lei e che alla Comi. Anche qui che allora si è presa con quelli che non. Allora senti, tu ti troverai benissimo lì. Se starai vicino ad Adriano, bisogna capirlo, perché lui è una combinazione di molte diverse anime, è anche un industriale, forse un utopista. Lasciamo stare la politica perché in questo momento non ci interessa. Ma è un uomo che sa il fatto suo, vedi anche come ha fatto in questa vicenda qua. Io me lo vedo in America come quello che sta dietro il banco del drugstore. Allora in America il drugstore era la farmacia, ma la farmacia nella quale si vendeva di tutto. E quindi è quello che ti dà una risposta su tutto, ma perché lui va a vedere in pratica che cosa è, i suoi prodotti sono fatti bene, sa come sono, sa. Vabbè, se senti, facciamo così. Una volta all'anno, una volta o due volte all'anno, tu ti fai vivo, vieni qua. E io da allora, una volta o due all'anno, andavo da lui, primo anno andai due volte, la seconda quattro, cinque, perché desiderava vedermi, perché io. Nel frattempo ero stato trasferito in America. Qual era la proposta di Adriano? La proposta di Adriano era che io diventassi assistente esecutivo, termine strano all'epoca, del suo figlio Roberto, che in una riorganizzazione che stavano facendo sarebbe diventato direttore generale amministrativo e finanziario. Roberto era digiuno di amministrazione e di finanza. Roberto era, sì, credo, laureato in economia, ma aveva dedicato tutta la sua attenzione alla fabbrica e di lì era nata poi la sua passione per l'elettronica. Quindi era in qualche modo un po' sguarnito per un incarico del genere. E in quella stessa proposta mi si veniva triplicato lo stipendio. Vuol dire che aveva avuto modo di informarsi qual era e ho avuto poi il sospetto che l'avesse saputo dal fratello del dottor Pero, che era il direttore della nostra succursale di Ivrea, quindi deve aver arguito di lì. Comunque, ma non fu lo stipendio che mi persuase, fu, come dico, alla fine quell'out in quel modo lì e anche il mondo che avrei trovato dopo. Allora, chiese alla Comite che mi dessero. No, chiese alla Comite, offrei io alla Comite di rimanere ancora tre mesi se volessero per dare le consegne, perché ero il capo della segreteria Fili, e quindi rimasi fino alla fine di luglio, e poi ci fu il mese d'agosto, perché in quel frattempo avevo rivisto l'ingegnere Adriano un paio di volte e aveva da me appreso con sorpresa che io non conoscevo l'America. Lei non conosce l'America, no. Ha bisogno di conoscere l'America al più presto. E come mi metto in contatto, no, se lo organizzi, se va, prende il biglietto, va in America, per lui era. Comunque non facciamolo nel periodo di lavoro, facciamo magari in agosto, settembre. E così io mi organizzai questo viaggio in America, al quale si associò stranamente Tuffarelli, che era capo del personale. Nel 58. Tuffarelli mi accompagnò con la moglie, una persona molto simpatica, e ci organizzammo un giro in America, con l'aiuto che nel frattempo a Tuffarelli veniva dato dal
capo dell'Olivetti americana, che era allora un piccolo ufficio, del quale era responsabile Guido Lorenzotti, che diventò in seguito poi mio diretto collega. Purtroppo parlo di due persone che non ci sono più, non c'è più Adriano, non c'è più Mattioni, ma non c'è più Farelli, non c'è più Lorenzotti. Comunque, in questo viaggio, mi ricordo, si iniziò, arriviamo a facciamo il viaggio da Parigi a New York con uno dei primi voli in jet, del Boeing 707, che allora faceva scalo alla, era proprio i primi tempi, faceva scalo all'isola di Santa Maria delle Azzorre. E fu un'esperienza nuova per noi, perché quando tu vedi questo sole che non si muove, capisci che sole che vai molto in fretta. Arrivati a New York, fumo accolto da Lorenzotti, e mi ricordo ci fu un disguido di macchine. Alla fine bisognava riportare indietro una macchina che non so chi aveva guidato, e Guido Lorenzotti mi disse: la porti tu. Sì, io non l'avevo mai guidato in America, allora sono arrivato in questo paese che non conoscevo e dove quella fiumana di traffico che c'è, c'era già allora, da quello che si chiama Kennedy, allora si chiamava Heathrow, no, Heathrow, non si chiamava, non mi ricordo più. O Arda, è quello di Chicago. Beh, non mi ricordo. Comunque, la guardia. No, la guardia lo si passa davanti. E cioè di guidare in parallelo con sei file di auto, tutte a una velocità forte, perché era, ho capito subito che cosa era l'America. Dopodiché Lorenzotti disse: io, dato che volete fare delle esperienze strane, partite con Chicago. Chicago era il paese che lui conosceva meglio, perché l'Olivetti aveva aperto a Chicago in origine. Però partimmo per Chicago, e la prima visita era la Sears & Roebuck. Sears & Roebuck era allora l'unica che faceva le vendite per corrispondenza. E il bravo Lorenzotti aveva pensato che poteva essere un'esperienza utile. Ricordo che arrivavamo là e ci chiesero di essere presenti alle 7 del mattino. Alle 7 del mattino ci presentammo e ci dissero: questo è il momento cruciale, perché questo è il momento in cui arrivano gli ordini. E arrivavano praticamente migliaia di pacchi da tutte le parti. Prima operazione, pesare i pacchi. Mi dice: scusi, ma con la premura che avete assolvete a un'esigenza che penso sia statistica. Sì, mi ha detto, è di statistica, però noi sappiamo che statisticamente in ciascun pacco c'è una media di tanti ordini. In base a quello noi, se vediamo che stiamo nell'ambito del lavoro che possiamo sbrigare, bene, altrimenti, vede, e c'era lì tutta una batteria di operator a quelle che ancora avevano se la cuffietta col pronto, le quali chiamano a casa i volontari, e arrivano dei volontari, infatti dopo un po' vedemmo a decine che arrivavano questi volontari, vecchiette, persone di mezza età, donne di casa, per fare questo spacchettamento. E poi dissero, sulle medie, dopo due ore, sulle medie che abbiamo fatto, il vostro pacco, anzi scegliete un pacco. Abbiamo scelto uno strano, ordinavano un corno, un fucile, una carriola, una camicia da uomo, un cappello da signora, una roba. L'ordine tale sarà pronto alla spedizione alle, così pomeriggio, alle 4:45. Poi abbiamo seguito tutto quello che si svolgeva in questo edificio, anche quello era di legno, un edificio enorme, dove praticamente avveniva a rovescio quello che poi qui in Italia si faceva al lingotto, no? Dove partiva dal basso la materia prima, saltava su e poi era collaudata e partiva, invece partiva dall'alto, facevano tutti questi pacchi e sottopacchi. Ed effettivamente allora che hanno detto allo scivolo numero 35, che erano degli scivoli di legno,
che percorrevano i vari piani e poi pum, è arrivato questo pacco che era la riprova del... Quindi sono quelle cose che ti colpiscono. Poi di lì abbiamo girato tutto quello che abbiamo potuto in macchina, in aereo. Quando siamo tornati l'abbiamo andati a riferire all'ingegnere Olivetti, che ne colse l'occasione per rinnovarci quella che era la sua entusiasmo per l'America, la sua, poi voleva conoscerci meglio, conosceva già Tuffarelli, se venga attualmente con sua moglie, poi c'è anche lei, e io non sono sposato. Questo lo dico, lei non è sposata. Allora Tuffarelli, che era il capo del Stato, ha detto, sai che lui ama sempre incontrare le mogli, perché attraverso le mogli si conoscono meglio i mariti, che non è sbagliato. Dunque, non avendo altro riferimento, siamo andati avanti così. Poi, nel settembre, siamo a settembre, mi sono messo al lavoro con Roberto. Dove? A Ivrea, Milano? A Ivrea. C'era stato di mezzo un notevole equivoco, che forse conviene ricordare, semplicemente perché tutte le storie così sono singolari, ed è che l'ingegnere Olivetti mi aveva detto che mi sarei dovuto presentare al lavoro a settembre e aveva indicato Firenze, perché voleva che io trascorressi un mese a Firenze, dove c'era il loro centro di formazione, in una bellissima villa Medicea, di cui non ricordo il nome, che era proprio di fronte alla pietra, la grande, quella di Ashton, davanti a quella di Lord Ashton. E lì ho passato un mese molto intenso, fu una preparazione fatta con molta intelligenza, cioè tennero conto che ero ormai ero assunto come alto dirigente, mi faccio vedere le cose essenziali, ma in modo chiaro, in modo... Infatti ne trassi un'impressione eccellente, e tornato a Ivrea andai a presentarmi all'ingegnere Olivetti. E lì trovai una segretaria un po' imbarazzata, che mi condusse dal dottor Pero, quello stesso dottor Pero che avevo incontrato come nel primo giorno del mio futuro olivettiano, e mi disse, dottor Gabetti, qui c'è un problema, perché l'ingegnere Olivetti è sospeso dai suoi incarichi. Col consiglio, insomma, sono rimasti in questa posizione, lui è sospeso. E io ho assunto ad interim le funzioni di presidente. Quindi adesso qui per lei vediamo un po' cosa farle fare, perché sono destinato come assistente. Ma anche Roberto in questo momento, con lui abbiamo degli altri discorsi. No, facciamo ciò che è più urgente. E io vorrei che lei andasse all'IRUR, che probabilmente va messo in liquidazione. Ho detto, scusi, che cos'è l'IRUR? L'IRUR era un istituto, di cui non ricordo più lo sviluppo della sigla, nel quale l'ingegnere Olivetti aveva raccolto una dozzina di aziende che operavano nel canavese. E per questo bisognava rifarsi un momentino a quelle che erano i credo di Olivetti, senza addentrarmi nelle strutture e nelle finalità precise del movimento di comunità che io non ho mai conosciuto. Però rientrava nel concetto oliventiano questo, l'importanza di tenere quanto più possibile le popolazioni radicate nei luoghi di loro residenza, anziché costringerle a inurbarsi. E quindi proprio per ridurre quello che sarebbe stato un inevitabile inurbamento a Ivrea, dove c'erano gli stabilimenti principali, aveva creato degli stabilimenti, diciamo, satelliti nei luoghi più decentrati, così che quegli operai, quelle operaie potessero coltivare il campicello, cosa che gli piaceva molto, e in parte a tempo lavorare.
Quindi erano una dozzina almeno. Non ho l'istinto del liquidatore, devo dire. Anzi, mai io ho sempre fatto finanziamento per lo sviluppo. Gabetti, qua andiamo per precedenza. Allora sono andato, sono fatto accompagnare in questo villino e disse al direttore amministrativo che avrei voluto incontrare i responsabili di tutte queste attività. E così, non so se il pomeriggio stesso, il giorno dopo, tutti i 12, 13 che erano, intorno a quel tavolo, e io ho fatto una specie di appello. E risposero i responsabili descrivendo cosa facevano. Le valigette in legno per la Studio 44, particolari in gomma per la lettera 22 e tanti altri aspetti di lavorazione di stabilimenti satelliti. Poi c'erano anche altre attività che si riconducono, se voi volete, a comunità, ed era il consorzio irriguo del lago di Viverone, perché volevano usare le acque del lago per irrigare dei terreni dove stavano delle popolazioni che rientravano in una visione, diciamo, allargata di comunità eporediese e canavesana. Poi c'era l'Amaro Bairo, un digestivo. Poi c'era il vino di Carema. Insomma, le cose più strane. Come giocattoli, credo. Come? Una cosa di giocattoli, forse c'era anche, no? C'era una maglieria per bambini. E anche giocattoli. E allora alla fine di tutto disse: chi è responsabile del laboratorio Revelle? Firenze, ma non c'è, no. E chi? È la moglie di ingegnere Olivetti. Allora, se è così, andò a trovare. E andai a trovarle il giorno dopo, questa signora, che ha sempre avuto poi con me modi molto gentili, in quell'occasione era un'accoglienza molto formale. Lei è il signor liquidatore. Ho detto: guarda, se lei mi chiama liquidatore mi spinge a fare un qualcosa che non è nella mia indole, quindi sia gentile, cerchiamo di capire di cosa si tratta. E così mi mise al lavoro, per questo lavoro così inconsueto, che durò mi pare un paio di mesi. Poi preparai un libro bianco con le mie proposte, che comportarono la chiusura, che venne effettuata, mi pare, di 4 o 5 di quelle attività, la trasformazione di altre e la continuazione di altre ancora. Poco dopo aver presentato questo libro bianco, ed essendo tornato ad attività diverse, mi studiavo i bilanci dell'Olivetti perché non li conoscevo ancora bene, mi giunse una telefonata, non attraverso un centralino, ma direttamente la voce di Adriano Olivetti, il quale mi disse: sono l'ingegnere Olivetti, vuol venire da me. Ma dico: scusi, dove? No, qui a Ivrea, stava a casa sua. A Montenavale andai a trovarlo e mi disse: ho letto il suo rapporto, le do atto della obiettività con la quale l'ha scritto, per me è da eseguire esattamente come proposto, riassumo da domani, mi pare, le mie funzioni. E allora da quel momento si iniziò un'attività di contatto con lui, molto con Roberto, ed è in quell'occasione in cui Roberto sviluppò più a fondo nei discorsi che facevamo poi la sera, perché si lavorava tutto il giorno, la sera a Ivrea, io non avendo famiglia, ero solo. Da Ivrea, perché l'ingegnere Adriano mi ha fatto dire dal capo del personale che secondo lui i dirigenti di Vertice dovevano stare a Ivrea. E allora presi dimora all'albergo Dora. E l'albergo Dora era poi anche un punto di raccolta di intellettuali, Zorzi, tutti quelli. Quindi alcuni del movimento di comunità che non avevo incontrato in nessun modo formale erano lì,
Pampaloni, Zorzi. Con Zorzi poi sviluppai un rapporto speciale negli anni successivi, quando mi impegnai in America, ma lo diremo un pochino più avanti. E questa era la mia vita in quel momento, quando aggiunsi improvvisamente la notizia che c'era un signor Herbert W. Bertin che voleva incontrare l'ingegnere Olivetti ed era il segretario, della, segretario generale della società Underwood americana. E l'ingegnere ci informò che l'avrebbe incontrato il giorno dopo e poi ci disse che era, il visitatore era portatore di una proposta di accordi molto stretti e orientativamente anche di fusione. Lui si infiammò a questa idea, era quella che aspettava da non so quanto. Che finalmente ci fosse un'entità americana importante che si degnasse di volersi associare. E disse andiamo a vedere, andiamo, adesso faccio una lista delle persone. Io rientrai tra quei 7, o lui 8. Partimmo tutti, ci mandammo a imbarcare, mi ricordo, a Roma, non so, perché lui era a Roma. E voleva che si facesse i viaggi insieme, perché all'ingegnere piaceva parlare mentre viaggiava. Ma era un viaggio notturno, quindi non è, allora si faceva a scalo, era un DC6 della Italia. Allora, infatti, mi pare Roma, mi pare Milano, Eton, Gatwick, Irlanda, Shannon in Irlanda, poi non Gatwick, poi l'altro a Terranova, sempre scendendo dall'aereo, perché allora quando c'era rifornimento, quindi una scomodità assoluta, e poi finalmente poi ti danno quel terribile caffè irlandese. Morale, siamo arrivati a New York come tutti gli altri. E lì ci fu questa grande tensione di analisi. L'ufficio dell'Olivetti allora era nel Seagram Building. Seagram Building era stato costruito da Miss Van der Rohe. Ecco, lì le scelte non erano casuali delle sedi, con la collaborazione di Philip Johnson. Philip Johnson era amico di Adriano Olivetti, diventò poi molto amico mio in seguito, ed era il 25° piano di questo edificio che non era appena terminato. Era il 25° piano perché avevano fatto delle batterie di ascensori e quindi era l'ascensore che aveva la prima fermata al 25° piano. Tutti i dettagli ai quali lui prestava attenzione, ma concorrevano in un certo senso all'eleganza di una soluzione. Evitare le fermate era più spedito, andare su. E io mi cacciai lì dentro giorno e notte a analizzare i bilanci, che erano pieni di buchi, con la possibilità di accesso a un loro controller, che però non mi dava mai delle cifre molto confortanti, né dei chiarimenti convincenti. Alla fine di questa faticosissima tournée, l'ingegnere disse che ci avrebbe raccolti da lui. Lui stava allo Sheraton. Si ricorda chi era questa? No, stava allo Stanhope, che era davanti al Metropolitan, che è tuttora davanti al Metropolitan. Chi era questa piccola squadra, lei ha detto di 7-8, qualche nome? Sì, squadra c'era. Il dottor Galassi, direttore generale commerciale. Il dottor Treves, direttore dell'esportazione. L'ingegner Gandhi, del coordinamento produttivo. Non credo ci fosse San Venero, che era il direttore generale industriale, non credo che ci fosse. C'era Roberto e c'era Paolo Rogers, che era l'uomo delle relazioni esterne dell'Olivetti.
vi siete riuniti. Non li ho contati, ma credo che siano più o meno. Siamo riuniti allo Stanhope, perché a lui piaceva quando poteva mettere il naso in un museo, ce l'aveva lì davanti. E ciascuno presentò le sue conclusioni, la maggioranza era sfavorevole, la mia poi era più sfavorevole di tutte perché le cifre. Lui ci guardò bene in viso e ci disse: beh, sentite, siccome in ultima analisi la responsabilità è mia, io mi prendo la responsabilità di fare questo. Credo che sia importante per il futuro e spero che vi associerete tutti in questo impegno. Allora io gli dissi, a titolo personale, un principio nel quale ho sempre creduto, quello che ho cercato di inculcare anche nelle giovani menti di quelli che poi hanno lavorato con me, che quando si discute un argomento, ciascuno non solo può, ma deve dire quello che pensa, perché non lo disse lui in quell'occasione, ma lo ripetei io con parole mie più tardi, si è pagati per dire quello che si pensa, non per avere il diritto di dire, si è pagati per dire quello che pensa, comodo o scomodo che sia. Che però, quando si è fatta una decisione, proprio coloro che ne erano originariamente contrari devono sentirsi eticamente impegnati a realizzarla. E quindi, se non ho detto in termini, questo è quello che dico, dicevo, dico tuttora ai più giovani. Lui lo disse in termini molto più succinti, lui lo apprezzò e ci imbarcammo in questa impresa. Lui tornò con tutti gli altri, io dato che non avevo famiglia, ero più idoneo a rimanere lì, in attesa che poi tornassero con uno schema di organizzazione. E avendo io detto che non ero intenzionato in allora di stare in America. Non lo ero perché mi sembrava più ordinato, prima di conoscere bene un mestiere che avrei potuto imparare, scusate se faccio così, ma poi non so. Ma un fazzoletto? No, ce l'ho, ma è solo che non è bello da vedere. Ma ci fermiamo? No? Magari, no, ma non neanche. Vediamo se c'è dell'acqua. So. Sì. Magari un fa una piccola pausa. Sì, stoppiamo un attimo. No. Come si questa? Di un gruppo di 7-8 persone sbarcò a New York, capeggiato dall'ingegnere Olivetti, assegnò a ciascuno un compito, il mio fu quello di esaminare la situazione patrimoniale, economico-finanziaria e gli altri a secondo delle loro competenze. Lavorammo nel Sigan Building, dove allora Olivetti aveva aperto un piccolo ufficio, ed era significativo che la scelta fosse appunto caduta su una opera, forse l'ultima, di Miss Van der Rohe, in collaborazione con Philip Johnson. E quando trascorse una settimana, l'ingegnere ci radunò nella sua piccola suite, perché era un uomo molto parsimonioso, allo Stanhope Hotel davanti al Metropolitan. Ciascuno diede la sua risposta, la mia fu pesantemente negativa e la maggioranza non era favorevole. L'ingegnere ne prese atto, disse che comunque era una sua responsabilità e che se la prendeva tutta e decise di andare avanti, e in quell'occasione gli confermammo che quanto più forte poteva essere stata la perplessità di taluni di noi, ancor più rigorosamente si sarebbe osservato il necessario per realizzare, che è un principio che io poi ho fatto mio in tanti altri episodi di vita aziendale. Dopo aver preso questa decisione, ripartivo tutti per l'Italia, io non avevo famiglie, fui designato a rimanere e lì ne approfittai per guardare un po' meglio anche negli archivi, scoperti dei trascorsi interessanti, reso conto di una visita
del Tom Watson Senior, diventato poi presidente dell'IBM, al presidente dell'epoca dell'Underwood, al quale propose di associarsi nella produzione, nel disegno e nella produzione di una macchina per scrivere, dicendo che essi, cioè la IBM, aveva già un prototipo. Offerta che fu sdegnosamente rifiutata perché si riteneva che la macchina per scrivere manuale fosse quella che per sempre avrebbe dominato il mercato. Ecco, vedi dei monumenti di questa insipienza. Vedi anche una lettera con la quale il Ministero della Difesa all'inizio della Seconda Guerra Mondiale aveva chiesto agli American Manufacturers di indicare quali produzioni avrebbero potuto fare di utilità bellica che sarebbero state finanziate dal governo, e mentre all'epoca l'IBM coraggiosamente disse che era pronta a cercare di sviluppare un electronic computer, l'Underwood scelse la produzione delle carabine che rientrava nella tradizione meccanica. La stessa Remington, sua concorrente, aveva una linea di carabines. Ed è in quei momenti lì dove si sceglie quasi inavvertitamente o leggermente il futuro di un'azienda. Quindi erano due esempi di lo stesso accadde all'Olivetti in qualche modo. Beh, all'Olivetti succede molto più tardi questo, in circostanze che magari possiamo mettere a fuoco nel momento in cui si realizzano, ma ci siamo abbastanza vicini, nel senso che durante questo periodo di lavoro, di riflessione, mi beccai una polmonite doppia, che cosa che mi è capitato qualche volta nei momenti di grande tensione e avendo freddo. Comunque. L'ingegnere Adriano Olivetti annunciò il suo arrivo, io ancora fabbricitante andai a incontrarlo, lui mi disse che vedeva scritto su di me quanto stavo male. Comunque abbiamo passato ancora una giornata insieme, mi disse che sarebbe tornato dopo pochi giorni. Tornò con gli altri, ma per abbozzare dei programmi che lui con fiducia avrebbe visto svilupparsi nell'anno successivo. Purtroppo morì nel febbraio del 60, io ne ebbi notizia immediata da Roberto, e Roberto era sconvolto, mi disse anche che c'era una grande confusione ebrea. Gli dissi: non aumentiamo la confusione, io sto qui a lavorare con i miei, anche perché non mi piaceva andare a far così, a mettersi così in prima linea in occasione di quella. Quindi non andò al funerale? Non sono andato. No, Roberto fu una telefonata. Fu Roberto che mi avvisò, io gli dissi: guarda, se dice confusione non facciamone di più, io sto qui a lavorare, non è ai funerali che ci si mette in prima fila, poi comunque le prime file non servono mai a niente. Quindi l'ultima volta che ha visto Adriano fu questo dicembre del mese. Sì. Allora mi disse che si era formato delle idee diverse da quelle che aveva concepito in un primo momento, cioè validissimo l'implantation in America. Validissima secondo lui anche la scelta del partner, però attraverso i sopralluoghi fatti in seguito da comitati di esperti chiaramente indicavano che la fabbrica non era all'altezza, era ancora una fabbrica di legno davanti alla quale, come ho detto, aveva sostato commosso quando era ragazzo, però era superata. E quindi questo avrebbe comportato poi la costruzione di un'altra fabbrica, ma già allora si preoccupava se si poteva ricostruirla lì, in quella comunità che aveva tutta una sua tradizione, che gli ricordava in qualche modo il canavese, e quello rappresentò un vincolo in fondo, questo suo pensiero, per noi che anni dopo dovevamo
costruire una nuova fabbrica, ma scegliemmo la Pennsylvania, è una comunità molto, molto, molto simpatica, molto civile, che arieggiava anche un po' quell'atmosfera calvinista che a lui piaceva. Ma questo venne per spinta naturale, vuol dire che era entrato dentro di noi parte di questo suo sogno, o utopia, o sensibilità per quello che è l'importanza del territorio, della comunità sul territorio, di associare la comunità nell'impresa industriale. E io in quel quadro lì ho poi sempre fatto rientrare, faccio un volo un po' pindarico, ma non è fuori luogo, le nostre iniziative nel campo dell'arte, delle sponsorship che facemmo, perché interpretai quel messaggio nel senso che è quanto un gruppo industriale deve a una comunità nella quale opera, anche se in senso allargato. Lo deve in un certo modo se è una comunità rurale, lo deve in un altro se vive in una comunità urbana, e in questo senso devo dire che proprio Rockefeller, che mi offrì in quegli anni di entrare a far parte del consiglio, del board of trustees del MoMA, allora eravamo credo solo 18, eravamo pochi, ma era questo spirito di presenza, di trasmissione di un'immagine, di una volontà, di un rispetto, e non soltanto un'azione di frettolosa natura commerciale. Ecco. Certamente l'attività commerciale era sullo sfondo. Ma... che altro dire? Posso chiedere una cosa? Quali erano i rapporti tra Adriano e Roberto? Il fatto che Adriano cercasse una persona esperta come lei da affiancargli e voleva dire qualcosa, c'erano dei progetti che il padre aveva per il figlio? Io credo che il padre avesse dei progetti per il figlio. Non sempre i padri comunicano bene con i figli, ma certo lui voleva offrire a Roberto il maggior numero di innesti possibili. E quindi la mia presenza, credo, era stata motivata dal fatto che nell'incontrarmi aveva ritenuto che in qualche modo potessi integrare quella formazione, perché mi sembrava che il discorso con me fosse naturale, fosse improntato a certi principi nei quali lui, Adriano, credeva e che amava pensare che il figlio avrebbe condiviso e condivideva, insomma aveva una ricerca di affinità elettive, questo devo dire sempre, fa parte di questo suo bagaglio intellettuale, che non è solo di cultura imperatrice, era proprio di una sua indole, sentiva profondamente queste cose, questi valori, poi molte volte non le esprimeva bene, ma le esprimeva nei fatti, perché nei fatti è un uomo che appena ha potuto avere per le mani dei progetti validi, e che significa che era molto concreto, ha voluto che fossero prodotti in centri di produzione che arricchivano in qualche modo l'immagine, ma anche la comunità nella quale la fabbrica si stabiliva. Ancora adesso, andando a Ivrea, si vede quella bella sfilata di stabilimenti di via Gervis, che furono opera di grandi architetti. E quindi l'architettura come fabbrica, l'architettura con molto minore attenzione per gli uffici, perché per lui gli uffici erano parte della fabbrica. E quindi solo morto lui viene costruito un monumentale edificio per uffici che non portò fortuna, ma lui vedeva la fabbrica come il luogo nel quale si fabbricava, poi si faceva anche di conto e poi si c'erano le riunioni, diciamo, della direzione commerciale. Secondo, la sua passione di rivestire questa meccanica geniale, perché certamente lui fu così sicuro perché non dubitò, e lì ebbe una percezione direi illuminante, ma comprovata dalla solidità dei progetti, soprattutto di Natale Cappellaro, un ingegnere, diciamo, poi diventato honoris causa, ma un artigiano geniale che aveva riconcepito
la struttura di una macchina per addizionare, che con una semplice operazione di una sbarra consentiva di ribaltarle in una sottrazione, e poi una linea di macchine da, da moltiplicare, la famosa Divisum che fu universalmente affermata su tutti i mercati. Ma lui sentiva che aveva in casa dei progetti che avrebbero avuto grandi successi in tutto il mondo, ed era proprio in America che voleva andarli ad affermare. Quindi si può anche dire che lo scrivere fu in qualche modo un cavallo di Troia per lui nei confronti dell'America. Cioè entrava in America attraverso una società americana che faceva macchine per scrivere, ma non era per aggiungere macchine per scrivere, era per aggiungere delle macchine da calcolo, che era quelle che l'Olivetti fabbricava allora in Italia e in altri stabilimenti con dei margini enormi. Bisogna riconoscere che aveva messo in piedi una macchina che consentiva di avere un primato nella ricerca, un'eccellenza di esecuzione ingegneristica, una efficacia straordinaria nell'organizzazione della produzione di massa, che doveva quindi essere destinata a servire dei mercati di massa. Questo era quello che lui aveva in mente e vedeva nel sogno americano. Questo non c'è dubbio. Un attimo che cambiamo la cassetta. Grazie. Motore partito. Partito anch'io. Gavetti 1, 1, 3. Un attimo solo. Prego. Il rapporto dell'ingegnere Adriano Olivetti con il figlio. Come dico, era un rapporto di un padre, non si può dire amoroso perché non rientrava nel suo temperamento, di un padre che sentiva affinità sul figlio e al quale voleva dare il beneficio di cose nelle quali lui credeva, anche attraverso persone che gli sembrava le condividessero. E Adriano diede molto ascolto a Roberto, quando Roberto, non solo a me evidentemente, ma a molti e anche al padre, spiegava il merito del futuro dell'elettronica. Devo dire che Roberto svolgeva queste sue argomentazioni in un ambiente che, un po' refrattario. Il canavese e Ivrea erano il posto nel quale era sorta la prima fabbrica, era una meccanica, era diventata elettromeccanica, aveva avuto un'eccellenza elettromeccanica riconosciuta in tutto il mondo, e quindi guardava con sospetto un'avventura, perché bisogna anche dire questo, non c'era nulla di sicuro nella riuscita. E quindi questa remora pesò sempre su tutti, e pesò in qualche modo anche su Adriano, che non si impose, però aderì, e questo gli ha dato merito, alle insistenze di Roberto, che volle un laboratorio elettronico a Borgo Lombardo, e felicemente affidato all'ingegner Ciù. Ciù era, credo, un genio. E quindi diede vita a questo gruppo di cervelli entusiasti che produssero, direi tra tutti forse il più eclatante, ciò che portò poi alla programma 101. Risulta anche a lei che Ciù venne segnalato da Peccei a Olivetti? No, non lo sapevo. Ciù morì in un incidente sull'autostrada un anno dopo la morte di Olivetti, e quando io mi trovavo in Italia in quei giorni, mi ricordo, sul viso di Roberto vidi la disperazione, perché dopo il padre la scomparsa di quest'uomo che era veramente riconosciuto da tutti, sarebbe stato difficile mantenere attiva. Diciamo, il laboratorio continuò poi nel tempo, finì poi con la chiusura del 64, alla quale possiamo arrivare rapidamente. Direi il più grande prodotto di tutte quelle tecnologie fu la programma 101, che io lanciai in America, perché Roberto voleva lanciarla in un luogo dove la risonanza fosse certa, e quindi me la affidò.
io non avevo un'organizzazione attrezzata, me la feci rapidissimamente, poi in America non era difficile in quegli anni. E quindi quando il programma era pronto, noi eravamo pronti per questo lancio. E per farlo nel modo più eclatante pensai di prendere quello che allora era il luogo di maggior attenzione proprio nel centro di Manhattan, che era il World of Astoria. Quindi la sala da ballo, la grande ballroom, che ha anche un proscenio, cioè, sul quale fu impostato un colossale schermo e si pensò di presentare la macchina attraverso il disegno della traiettoria di un satellite. Per spiegarlo al pubblico mi venne in mente, un po' stranamente, la persona di Ruggero Orlando. Intanto sapevo che in Italia sarebbe stato ascoltato molto, però parlava anche un ottimo inglese ed era un matematico. Quindi si studiò la formula in modo che la spiegò in termini matematici, poi geometrici, a questa audience che era fatta un po' di tutto, dagli scienziati fino a un po' alla society più brillante di New York, che vedeva in questo un avvenimento straordinario. Il successo fu incredibile, ci troviamo subito in difficoltà perché non avevamo rifornimenti adeguati né delle capabilities che ci consentissero di fare quelle modifiche, quegli adattamenti, quegli attachment, che in qualche modo si aprì la strada alla Hewlett-Packard, perché questo in realtà accadde. Io insistetti in un modo furibondo perché si aprisse anche in Italia, non in concorrenza con Borgo Lombardo, ma come un'estensione della presenza di Borgo Lombardo, dei loro talenti, sulla Massachusetts number one, perché su quella strada c'erano allora i laboratori elettronici di tutti, ed era l'epoca della ricerca spaziale, era una ricerca che fu dal governo americano finanziata, ma non riuscì a persuadere il presidente all'epoca, che era il professor Visentini, il quale evidentemente dovette dare ascolto alla voce di tanti che allora si facevano sentire. E quindi in queste condizioni, poi che la Olivetti si avvia al tramonto, noi in America riusciamo finalmente a sfondare e avendo io dovuto riformare completamente l'organizzazione commerciale, mi assicurai 1000 agenti esclusivi che potevano trattare tutti i nostri prodotti. Quindi fu una mossa, secondo me, vincente, che portò da subito dei buoni risultati. Ma questo accadeva mentre l'Olivetti in Italia andò in crisi, e io lo seppi perché la vigilia della morte di Kennedy, che mi pare il 24 novembre del 63, Roberto Olivetti mi telefonò e mi disse: senti, vieni subito a Londra perché siamo nei guai. Ma cosa è successo? Ma guarda, è un problema aziendale, è un problema di gruppo, è un problema di famiglia. Ti chiedo di venire perché la famiglia Olivetti si è riunita, allora erano 5 gruppi familiari, per designare chi possa rappresentarla presso un insigne commercialista, tributarista, che era il professor Visentini, che ha detto che ha bisogno di uno che conosca la società. E siccome, a quanto pare, allora la buona parte dei dirigenti avesse finito per schierarsi per l'uno o per l'altro di questi gruppi familiari, che a mia insaputa, perché io lavoravo lontano, non mi ero reso conto, si erano messi in concorrenza per la successione un giorno di Adriano, che in quel momento era rappresentata da Visentini, ma dopo Visentini chi, come, ma. E allora ci vedemmo a Londra. Ricordo che arrivando a Londra vidi la notizia, che non avevo saputo prima, dell'assassinio. Mi ricordo che è arrivato uno stuo, assassination, che era l'assassinio di Kennedy. Siamo messi al lavoro,
con Visentini, che era un uomo molto simpatico, e mi disse: bisogna che anzitutto vediamo di fare l'inventario dei problemi. È stato fuori che in questo inventario sì, molti erano i problemi aziendali, ma molti erano i problemi familiari, nel senso che si era creata una situazione di concorrenza fra i vari gruppi, che poi si traduceva in che cosa? Che ciascun gruppo aveva cercato di acquisire delle azioni in borsa in modo di averne più dell'altro. Il guaio è però che questo l'avevano fatto in diversi, e quindi da più o meno la situazione non era molto mutata per quanto riguarda la ripartizione fra i gruppi, mentre era aumentato il rischio dell'investimento in borsa. E ricordiamo che proprio in quella tornata lì, 63-64, che c'è in Italia tutto il problema della nazionalizzazione dell'energia elettrica, è la caduta dei titoli, quindi la caduta dei titoli in borsa segna l'allarme, e Visentini mi dice: abbiamo avuto molte indicazioni secondo le quali si è formata all'estero un indebitamento di un certo numero dei gruppi familiari, e il Credito Svizzero si è offerto di ospitarci per spiegare qual è la situazione. Mi ricordo che ci recavamo a Parade Place, nella grande sala del Consiglio del Credito Svizzero, dove possono sedere più di 30 persone. Quindi entrammo in questa sala, Visentini e io, che era già ormai occupata da tutti, e questo direttore generale dell'epoca, il cui nome non ricordo, disse in stentato italiano che lì intorno erano seduti tutti coloro che avevano rapporti bancari con la società o con la famiglia. E facendola parlare dal primo all'ultimo, facendo il giro del tavolo, costoro indicavano qual era la posizione che avevano, verso di chi, di debito, di credito. E io con una matita annotavo. Quando finì quel giro, dissi a Visentini, che era seduto vicino a me, gli ho detto: professore, qui in questa sala c'è il pacchetto di controllo dell'Olivetti. L'ho detto in silenzio. Dopodiché fu chiusa la riunione e questo signore ci disse che ci invitava a prendere delle determinazioni, che era evidente che c'erano. Queste azioni erano a riporto, cioè praticamente in garanzia, con il Credito Svizzero, e che quindi era necessario prendere una decisione, altrimenti ai sensi dell'articolo numero 5 delle 9, la banca proverà a incorporare. Ma no, professore, in Italia c'era allora il principio della vendita che si fa in borsa, invece lì c'era l'incameramento. Lasciamo questa riunione lividi, stanchi. Ricordo Visentini da buon Veneto, ha detto: senta, andiamo a farci una buona cioccolata. Abbiamo attraversato la Parade Place, dove c'è un famoso cioccolataio, poi ci siamo messi in treno e adesso che faccio? Che facciamo? Da chi andiamo? Cuccia era già al corrente che sarebbe formato un consorzio, ma non era corrente di questo problema specifico proprio di natura bancaria. Io dissi a Visentini: senta, io ho tenuto un rapporto col dottor Mattioli, lei lo conosce quanto me. Mi dice: no, ma ci vada lei. Andai da Mattioli, gli esposi il problema, era alle 7 di sera, e lui mi disse: in casi come questi bisogna ricordarsi che la finanza segue, cioè la finanza di fronte a un problema produttivo di questo genere non può non adoperarsi, quindi non dubitare che una soluzione la troveremo. E mi menzionò Cuccia, che certamente era già predisposto, ma penso che la parola di Mattioli servì veramente in quel momento a dire:
che quel pacchetto rimaneva italiano, perché quello che ci preoccupava era di salvaguardare l'italianità del controllo dell'Olivetti. Non è che fossimo dei nazionalisti, però si trattava allora dell'azienda, secondo noi, più avanzata del paese. Si creò questo gruppo di intervento e poi incominciò l'analisi e Visentini disse, guardando i conti, qui i due imputati sono due. Uno è la Underwood e l'altro è l'elettronica. La Underwood in allora era ancora in passivo. Io ero financial vice president e avevo fatto un programma che era all'esame del mio presidente, che era Grassi, e Grassi aveva delle perplessità perché era più portato a mantenere una struttura impostata direttamente sulle filiali, mentre io avevo in mente quella che poi realizzai impostata solo sugli agenti. E fu sottoposto a un esame dal dottor Cuccia, assistito dall'allora giovanissimo Maranghi. Cominciò alle 8:30 del mattino, finì alla sera tardi, e il giorno dopo mi dissero che ero promosso, cioè erano convinti che facendo le cose, erano fiduciosi che facendo le cose che proponevo si sarebbero date al pareggio. Allora mi sottoposero a un analogo esame da parte dell'IMI, che era uno dei candidati a far parte di questo consorzio che doveva salvare l'Olivetti. E poi venne il momento dell'elettronica. Il momento dell'elettronica fu più difficile perché probabilmente nessuno si sentiva direttamente responsabile. Roberto in larga misura, l'ottimo Beltrami anche, altri ancora, ma era anche molto difficile dare una rappresentazione concisa di un qualche cosa che era ancora molto affidato a quello che sarebbe stato uno sviluppo e un successo futuro. E per lo più questa presentazione doveva essere fatta agli esponenti della General Electric, che il gruppo di intervento su suggerimento del professor Valletta aveva indicato nella General Electric. Io non assistetti a quegli incontri, assistetti a quelli che ne succedettero e comportarono praticamente in qualche modo una severa decurtazione dell'attività, ecco, nel settore elettronico. Invece l'Andrew continuò, è diventato ormai Olivetti bene la sua strada, ma siamo agli ultimi momenti della mia presenza là, perché poi nel 71 l'avvocato Agnelli, che io ho incontrato una volta sola tra l'altro nella mia vita, mi telefonò a casa una domenica e avendo chiesto chi era al telefono, mi ha detto sono l'avvocato Agnelli, ho detto avvocato lei è qua, sì. E mi ha chiesto lui che cosa fa stamattina. Allora quando uno, sai, quelle risposte cretine, ma credo che vada a giocare a tennis con mia moglie. Allora ho detto, vabbè, se così, no, dico avvocato, si è inteso, forse lei per qualche ragione ritiene che ci dobbiamo vedere. E mi ha detto, sì, la vedrei volentieri, venga, lui stava al Waldorf Towers. E allora sono andato là, è stato molto gentile, mi ha detto, ho sentito parlare di lei. Ma in realtà io vengo in America per parlare di Fiat, mi parlano di Olivetti, vorrei conoscerlo un po' meglio, ma vorrei chiedere una cortesia. So che lei è membro del Board of Trustees del MoMA e c'è una exhibition che sta per, non mi ricordo, era For American in Paris. Io amerei vedere il museo, la mostra al museo chiuso. E quando chiude, ma dico, credo che chiuda, non so se lunedì o mercoledì, mi informo, ho fatto una telefonata, guarda, chiude il mercoledì, ah bene. Ah, poi c'è una seconda cosa che vorrei chiedere. Se lei è disposto a venire da noi come direttore generale dell'IFI,
Per me allora l'IFI era un'entità molto astratta, che era collocata in Italia, che era vicina alla Fiat, e mi disse che era entrato in quell'ordine di idee, non so bene da chi consigliato, poi dopo ho avuto il sospetto che fosse stato David Rockefeller, oppure André Meyer, il capo di Lazar, che era un banchiere molto amico nostro. Comunque sia, mi fece questa singolare offerta, gli dissi che ero molto lusingato, ma che richiedeva una buona riflessione, ma ho detto, ma certo, bisogna pensarci molto bene di fronte a questi problemi seri, mi rendo conto. Dico, la mia famiglia è americana, mia moglie è americana, i miei figli sono nati in America, mia madre. Lui mi ascoltò 2 o 3 minuti con molta gentilezza, senza poi insistere, ha detto, no, ci pensi molto, molto bene. Poi siamo visti il mercoledì al museo, perché, e lì capì quanto infallibile fosse il suo occhio, perché siamo entrati al museo che io conoscevo molto bene, lui lo conosceva quasi quanto me, quindi per andare a vedere la spesa dell'exhibition si attraversavano le sale della collezione permanente, e lì questo è Picasso, questo di quell'anno, guardi come braccia, tutto. Poi abbiamo visto questa, siamo andati a vedere la mostra, e dopo mi ha detto, allora lei ha pensato, e dico, sto pensando, ah bene bene, no, ha ragione, ormai però bisogna concludere, oggi è mercoledì, io venerdì torno in Italia, quindi, no, venerdì devo essere in Italia, quindi domani sera voglio darmi la sua risposta, ovviamente. Ma già, ho pensato giorno e notte, deciso. Vedere, mia moglie in primis fa molto sportiva, quindi facciamo quello che ritieni che sia bene, e così ho lasciato l'Olivetti. Ha descritto gli occhi di Adriano come degli occhi fissi che ti guardavano con grande, vuol dire, molta concentrazione, gli occhi Machioli come dei fari, come erano gli occhi di Gianni Agnelli? Visto che li abbiamo visto Gianni Agnelli, ma come lo vedevano le persone? Agnelli, che poi voi avete visto in molte occasioni, cioè te l'ho visti molte volte, perché conoscevo più la sua voce che il suo sguardo, perché tutte le mattine alle 6:40 mi telefonava, dovunque fosse. Poi ci vedevamo, ma non sempre. No, lui aveva uno sguardo molto attento, tutt'altro che fulminante, molto attento, e dava all'interlocutore l'impressione che lui, l'avvocato, non avesse altre persone in mente che l'interlocutore stesso. In questo esercitava un fascino incredibile su chiunque, perché quando parlava con qualcuno lo guardava come se il resto del mondo non esistesse, e quindi naturalmente aveva una sorpresa. Poi era divertente, era spiritoso, era imprevedibile, era faticoso, ma insomma. No, forse abbiamo detto quel a tu per tu con Olivetti. Ah, sì. Andando in treno. Ma andando in treno abbiamo fatto 2 viaggi, New York, Hartford, andata e ritorno. E lì scoprì questa sua predilezione per parlare nei mezzi di trasporto, che poi, ripeto, visto che l'aveva anche Mattioli nel mondo suo, poi si vede che invecchiando viene a tutti, io dormo meglio negli aerei in auto e nei treni. Quindi, no, ma lui raccontava di tutto, gli piaceva vedere scorrere la campagna, e quindi ogni tanto osservava che aveva qualcosa che ricordava vagamente il canavese. Oppure qualche paesaggio così della pittura americana che lui conosceva, della fine dell'Ottocento. Ma parlò soprattutto di religione, in termini mai molto chiari, perché lui era un tormentato, quindi pensava che in materia di religione dovevi pensare una cosa e il suo contrario. Riconosceva questa sua doppia origine, questa ebraica, che era per lui oggetto di grande rispetto, e poi lo allargava nei confronti di tutti quelli che poi erano stati oggetti di persecuzioni,
e quindi mi raccontò che anche durante il periodo della Resistenza li aveva aiutati, e cosa che non ti veniva spontaneo di pensare, perché se c'era un uomo nel modo di agire, di muoversi, un po' impacciato era lui, ecco, non te lo vedi in ruoli, non dico da Robin Hood, ma insomma, eppure lui si era occupato di aiutare a scappare Turati, facendo così un po' la spola, facendo quindi anche lì con accortezza, poi di questo parlava poco, perché non voleva neanche passare come un eroe. Gli piaceva pensare all'unione delle comunità europee. In Italia forse la vedeva come una delle più difficili, vedeva dei modelli incoraggianti in altri paesi e pensava che alla fine un giorno si sarebbe arrivato a questo, perlomeno un rispetto del territorio, delle comunità che ci stanno sopra, e ripeto, anche in quel senso lì, quindi orientava un accasamento delle sue attività adatto alle esigenze delle varie comunità, quindi torniamo a dire l'architettura, il design, la grafica. Ricordiamo poi che la sua affermazione universale è stata la grafica, credo che ed è ancora oggi nella collezione permanente del Museo d'Arte Moderna la lettera 22 come esempio di industrial design. E ce n'è anche un'altra, non ricordo, la Lexington. Ma poi ha avuto, ripeto, proprio il senso della grafica, cioè il tratto. E lì è stato attorniato da dei bravi artisti, dai bravi pittori, dai bravi scultori, con i quali conversava lui la sera, aveva un rapporto diretto con loro. Come l'aveva con me? Sì, ma lui, secondo me aveva solo rapporti diretti, poi era negato per parlare in pubblico, si associava al suo modo, direi, di sedurre, ma di agganciare l'uditore e l'interlocutore era, come la ricordo io, privata. Ascoltai una volta per caso un discorso pubblico, un discorso politico che dovette fare. Era così diverso, ecco, l'unica cosa che faceva quasi tenerezza, ecco, rispetto a quelle che allora erano gli atteggiamenti. Il suo era così sommesso, così poco pratico. Io un'ultima domanda. C'era uno spirito di appartenenza tra voi che lavoravate in Olivetti, cioè c'era l'orgoglio di fare qualcosa? Direi di sì, c'era uno spirito di corpo non scritto. Diciamo che Ivrea non era una città facile, perché lì in quella piccola città ci stava concentrato quello che allora, secondo me, non voglio far torto ad altri, ma un po' il fior fiore della dirigenza italiana. Gente che era chiusa in queste case con le loro famiglie, che poi naturalmente uscivano, ma tutti insieme parlavano dell'Olivetti in buona parte, e quindi le mogli sapevano tutto un ambiente, quindi c'erano evidentemente grandi amori, ma anche poi dissapori, ma poi reazioni trasversali. Era un boiling pot. Ecco, era proprio una pentola dove queste cose bollivano e si sapeva da più o meno che cosa stava succedendo. E ripeto, quindi c'erano delle posizioni notoriamente di contrasto, chiamiamole dialettiche in un modo non sempre così molto sfumato, però di fronte al nemico, cioè di fronte alla concorrenza, c'era una compattezza assoluta, una dedizione assoluta e una grande, direi, lealtà, devozione verso il capo, che è rimasta poi, anche dopo la sua scomparsa, una buona parte è andata verso
verso Roberto, poi anche per quelli che si sono alternati alla dirigenza, compreso l'ingegner Iara, ma sono figure nelle quali non vedi più la leadership che con Adriano si era persa, che con Roberto non si poteva affermare perché gli altri non gliel'avrebbero data, né lui aveva poi tutte le risorse per esercitarla, perché era restio dal coltivarsi le persone individualmente, non era un politico in quel senso lì. Direi che è stato molto rimpianto quando l'hanno perso, ma sono quelli che quando hai non apprezzi completamente. Poi arrivò lì sopra questo stranissimo personaggio che è Pecei. E Pecei arriva quando il gruppo di intervento ha preso le sue deliberazioni, l'Underwood Olivetti va avanti, e io poi sono nominato presidente allo scadere di questi 12 mesi in cui avevo presentato tutti i conti come li avevo previsti, e il resto del mondo è affidato a delle persone capaci, ma il gruppo vuole un uomo suo. E allora la scelta cade su un esponente di Fiat, perché Fiat era quella che era più vicina da un punto di vista, diciamo, di mestiere, di meccanica. Gli altri erano c'era Limi, c'era SME, cioè le aziende idroelettriche. Che è successo che con la nazionalizzazione dell'energia elettrica avvenne un fenomeno straordinario, che depauperò le casse dello Stato a morire, perché con la nazionalizzazione si comprò tutte queste cose, quindi queste entità comprarono queste cose, incassarono, voglio dire, lo Stato comperò e queste nuove entità incassarono ed erano piene di soldi, senza un savoir-faire, ed erano quelle ex, cioè la SME che aveva fatto l'elettricità e meridione era piena di soldi, e così era quella di che stava passando nelle mani di Calvi. Il Banco Abruzzese? La centrale. Cosa c'è? Ci chiediamo quando finivamo. C'era la centrale. Tutte attività, quindi tutte piene di cassa, ma non di una competenza. E quindi fu la Fiat che designò Pecei. Pecei aveva una sua storia molto strana, perché era stato un brillantissimo dirigente della Fiat, veramente un enfant quasi prodigio, che nel momento della resistenza seguì onorevolmente la strada di quelli che non vollero collaborare con i tedeschi e fu parte molto attiva nel comitato di fabbrica, direi piemontese, il comitato di liberazione. Credo che partecipò per forza di cose o per spirito, a delle decisioni piuttosto pesanti anche nei confronti della dirigenza dell'Evo, del senatore di Valletta, che furono tutti sottoposti a processo di epurazione. Quindi, finiti quei processi, morto il senatore Agnelli, forse Torino non era più la sede ideale per Pecei, che fu mandato in Argentina e fondò una Fiat argentina che portò veramente a un grandissimo sviluppo. Allora il Valletta volle mandarci Pecei. Maliziosamente so che disse, ma perché così strano com'è, forse è anche vicino allo spirito Olivetti, perché per il professor Valletta, tutto sommato, l'ingegnere Adriano Olivetti era un uomo di indubbio successo, ma un po' matto era, e quindi considerava che quelli che lì erano un po' matti. E ci ha mandato Pecei, che viceversa matto non era, però è arrivato con tutta la prosopopea, diciamolo pure, di un alto dirigente Fiat in Sud America, quindi arrivano con un atteggiamento autoritario a livello simile.
e quindi con una fama di una durezza. Mi telefonarono, mi dicevano Visentini, guarda che arriva Pesei, io devo dire, lei è da tutti apprezzato, ma guardi che un uomo di una... insomma, di loro si è preparato, infatti, come questo qui è arrivato, ha subito preteso di sapere questo e quello, vi do due giorni, il mattino dopo gli ho dato la risposta. Allora, quando sono attaccato, me e anche il mio amico e collega Lorenzotti, con una tale veemenza, noi gli abbiamo risposto con pari energia, quindi dopo una settimana eravamo pari. Ma non si stancava mai di metterti alla prova, nel senso, guardi, basta, abbiamo parlato abbastanza, qui è tardi, siamo a Hartford, io devo essere a Washington a quest'ora, non ci sono altri mezzi, non si pensi a prendere un aereo perché costa troppo. No, quindi, dico, ce la guido io, cosa? Sì, piglio la mia macchina, non ci sono altri mezzi, allora guidavo abbastanza forte. Lui ha dormito per delle ore, come un sacco, allora mi ha detto che se dormiva vuol dire che aveva fiducia nel conduttore. E abbiamo avuto poi con lui un rapporto eccellente, perché si era poi additato, ma l'aveva fatto ad esempio al resto dell'organizzazione, per cui non è che fossimo amati poi a Ivrea, ma insomma quello poi non importava tanto. E per finire poi, stranamente, si è preso una forma forse un po' virale, benevola, di olivettismo, perché ha sviluppato delle attitudini intellettuali che erano insospettate, ma che certamente aveva. E quindi si interessò a un club di Roma e finì con quella che secondo me era la più clamorosa smentita di un uomo che aveva avuto quella sua carica, che era la crescita zero. Ora, francamente, affermare la politica zero per un imprenditore, ed era una figura però simpatica, gentile, di un totale candore. So che l'hanno commemorato a Torino, l'altro giorno, e non potevo andarci, ma ho anche detto, qui per il Pecei, quello che avevo detto per Adriano, che io non so nulla del club di Roma, cioè non ero in grado di dialogare con quelli, così come non sono in grado di dialogare con quelli di comunità. Ecco, quindi io le persone che ho visto è per quello che erano, come io le ho conosciute, non per quello che hanno rappresentato di fronte dei loro gruppi di riferimento, anche importanti. Solo una cosa che prima non aveva detto. La prima cosa che fece, tornato da Firenze, arrivato in Ivrea, fu studiare i bilanci dell'Olivetti. Come erano i bilanci dell'Olivetti quando lei arrivò? Buoni, erano già buoni. Erano già buoni, perché sapendoli leggere c'era molto di più di quello che si leggeva. Perché allora intanto non c'erano le trasparenze che sono prescritte adesso. Sapevo da più o meno quello che era il costo effettivo della programma della Divisuma, vedeva che prezzi erano messi. La Divisuma fu una miniera che finanziò in effetti anche l'avventura americana al suo sorgere, che aveva segnato delle pesanti perdite. Va bene. Grazie. Grazie per la vostra pazienza. Lei non, sei, per sé, non è venuto un trauma? Anch'io lo guardavo ogni tanto perché... sono abituato. Blocco della circolazione.